Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parliamo di una mod aggiornata 1.7.10 molto interessante e molto semplice. La cosa interessante che notate da subito è che non mi si vede la testa, non mi si vede la faccia. Dove sono? Sono sparito. Oh, vedo un elmo. Oh mio Dio ragazzi, sono un'alpaca con l'armatura. Porto l'armatura del lore spawn addosso, cioè guardate, completa. Io adesso mi leverò l'armatura per farvi vedere com'è fatta l'alpaca. Cioè, fottutissima alpaca con una cobblestone in mano. E non solo, con una spada in mano. Se clicco con il sinistro, guardate quando attacca. Oh mio Dio, guardate lo shift, cioè. Ma dai, sono una fantastica alpaca colorata. E il bello è che questa mod, come vi avete visto prima, prende la compatibilità perfetta con le armature di qualsiasi mod. Vi mette 4 zampette, l'elmo e tutto il resto. Guardate, adesso me le rimetto. Allora, tipo, vabbè, mi metto l'elmo di ferro e poi l'altro me lo metto dell'armatura della Ore Spawn. Guardate. Cioè, ma mi state prendendo in giro? Sono un'alpaca. E il bello è che questa mod ha un'altra caratteristica, in single player però questa. Quando uccidete i mob rimarranno stesi, morti, per 2 minuti minimo. Se non li toccate rimarranno lì. L'unico modo per farli sparire è ricolpirli, ragazzi, e i corpi svaniranno immediatamente. La cosa bella anche di questa mod è che non è single player. Perché se io adesso vado su Mineplex, guardate, anche gli altri player. Quella è un'alpaca su un cavallo. No, e noi siamo lo stesso un'alpaca. È una cosa orrenda, è bruttissima. Cioè, prima o poi mi farò un minigioco, ragazzi, di rimanendo alpaca, no? Guardate, l'alpaca a cavallo, la state guardando? Cioè, è una cosa veramente brutta. Va bene, ragazzi, oddio, ho messo pure la musichetta, allontaniamoci. È una cosa da matti, è una cosa totalmente da matti. Va bene ragazzi, questa era la mod, una mod totalmente troll che praticamente trasforma tutti i player, anche multiplayer, in alpaca. Con l'animazione da alpaca, con la testa che si abbassa quando colpiamo e con la compatibilità completa alle armature. E in più mette appunto, come avete visto prima, i mob che spawnano e despawnano dopo 2 minuti, ragazzi. Va bene, dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata delle mod. Ciao ciao.